questa partita con il San Nicolo che sembrava averla ipotecata. Qui si parte e dopo un paio di minuti c'è già l'occasione per Di Ciccio su corner di Vitone, siamo appena al secondo minuto, ma il San Nicolo risponde con Massetti che sarà tra i protagonisti della partita, soprattutto in versione assist man, tant'è vero che il gol del San Nicolo arriva proprio su iniziativa di Massetti, eccolo qua, siamo al dodicesimo, l'assist per Di Benedetto, la sua conclusione parente non è perfetto e dunque il San Nicolo passa in vantaggio al dodicesimo, però passano appena due minuti che la squadra di Campanile arriva al raddoppio, sugli sviluppi di questa azione di Moretti c'è l'intervento da dietro di Bizindu, un intervento piuttosto ingenuo quello del difensore colored della squadra di Di Marzio, allora c'è un calcio di rigore e trasforma proprio Moretti, dunque 0-2 in neanche 15 minuti, si gioca al Pallozzi di Sulmona, questa volta di domenica e non di sabato come è avvenuto con il Monticelli, però nello Stellati ci sono, qui c'è questa occasione sotto porta sbrogliata dal San Nicolò che poi si rivede ancora con il solito Massetti che va al cross e c'è l'intervento sotto porta vincente per la rete dello 0-3 di Giampaolo, Daniel Giampaolo, l'ex attaccante del Giulianova arrivato poche settimane fa. Qui c'è un palo invece colpito da Onuachi, dunque nonostante prenda gol la squadra di Di Marzio ha il merito se non altro di non arrendersi e qui la riapre con questa volée di Bruni, dunque 1-3 sarà anche il risultato con cui si andrà all'intervallo. Prima però c'è questa punizione dello specialista Nando Vitone, prende la traversa, poi c'è un salvataggio sulla linea, l'uscita con i pugni di Gori. Qui siamo giunti alla ripresa, ancora i nerostellati sempre all'attacco, alla ricerca del gol per accorciare le distanze, c'è una grande palla gol perché viene concesso un calcio di rigore alla squadra di Di Marzio, ma Onuachi lo spreca così, calciando fuori e non di poco. Pessima esecuzione dell'attaccante dei nerostellati e dunque mancata l'opportunità del 2-3. Continua però ad attaccare la squadra di casa, tra virgolette di casa perché si gioca sul Mona, ma in questo caso vediamo l'espulsione per doppio giallo di Monaco per il San Nicolò. Intervento fuori tempo e dunque secondo giallo e rosso per Monaco. San Nicolò in 10 uomini, San Nicolò che però ha un'altra opportunità per cercare di chiudere la partita. Partita qui parente salva il risultato e tiene in vita le speranze dei nerostellati che appunto ricordiamolo sono in superiorità numerica. Poi c'è questa conclusione se non ho visto male di Del Gizzi con grande parata di Gori e poi insiste la squadra dei nerostellati e trova la rete ancora con Bruni, doppietta per lui, primo gol di volé in questo caso a tu per tu con il portiere Gori. E ora ci crede la squadra dei nerostellati, qui c'è un salvataggio nei pressi della porta, ora vediamo un cross di Vitone e quindi la conclusione corretta con un braccio secondo i giocatori di Marzio, ma qui l'arbitro fa proseguire, però arriverà nel finale un altro calcio di rigore, eccolo qui, fallo di De Santis ai danni di Cone. Ci sarà anche il provvedimento disciplinare, il rosso per il difensore del San Nicolò, calcio di rigore, se ne incarica Cone che proprio allo scadere mette la palla all'incrocio dei pali, rischia un po' perché la palla tocca anche la parte interna della traversa, ma la palla poi va dentro e quindi sarà questo il finale di questo incredibile nerostellati San Nicolò 3-3 con il San Nicolò che sciupa tre gol di vantaggio e chiude in doppia inferiorità numerica. Dispiace perché oggi abbiamo fatto tutto noi, abbiamo creato palle gol infinite, pali, traverse, salvataggi sulla linea, rigori sbagliati. Purtroppo nella prima fase di gioco siamo entrati con un piglio un po' diverso rispetto a quanto l'avevamo preparata, dovevamo andare ad attaccare un po' più alti, poi è vero il primo gol su un piccolo infortunio.
e la partita sembra aversi incanalata, però in pratica abbiamo preso solo 3 tiri in porta, di cui uno sul rigore. Però devo dare merito a questi ragazzi che poi ci siamo guardati negli occhi tra il primo e il secondo tempo. Ho visto gente che aveva una voglia allucinante di dimostrare che non era questo il risultato che meritavamo a fine primo tempo. Questo è lo specchio di quello dell'annata che stiamo facendo. Alteniamo a cose buone e buttiamo al vento tutto quello che di buono facciamo. Probabilmente è una squadra che pecca a livello di personalità, perché una partita sul 3-0 non può mai essere riaperta. Abbiamo riaperta su errori nostri, errori in possesso di palla nostra, poi è normale che va avanti il tempo, prende il gol, inizia a subentrare la paura, si è rimasti in 9 e quindi alla fine è uscito questo pareggio.